poi continua con lo sfondo là. Ok, vediamoci così. Bello, guarda il gaucho. Erika. E il bello che più gli dicevo, lui mi faceva tre notti in quel tuguglio. E gli facevo, ma che tre notti? Una notte. Più gli dicevo d'andà via e più non capiva se era intasato a Carbore, una cittadina in fondo alla... E poi? E poi dopo che è andato in questa cittadina spezza in mezzo alle rocce si voleva fermare là per 3 giorni. Io dico no, fermate per una giornata, no? Per 3 giorni, poi si torna indietro. In mezzo alle rocce, un appartamento di 3.000 camere, prima ancora siamo andati in un'altra cittadina a Krimbury. No, a Karlovitz. A Karlovitz? No. Sì, come si chiamava quella? Bernarda? Da Bernarda. Siamo andati da Bernarda. Che c'ha la camera la casa puzzolente. Che c'aveva la casa puzzolente. Con i cosi, con la pelle, con la pelliccia. De capra. Che puzza. Messa sopra il letto. Con tutta roba in giro. Che puzza. Tutti i tubi. E il bagno che puzzava, piccolo. E il ragazzino mi dice, vieni, ritorna indietro con me a Karlovitz. Che ce l'ho io una casa bella, 55 euro. Sì, e il ragazzino dopo che ci diceva torna indietro, ma che ce l'ho io, che ce l'ho bella, 50 euro, sì, col cavolo che ci torno più. Torniamo a San Giorgio. questo che si chiama San... A San... Ma che ne so. Che fa, piove? Prima c'erano i lampi che andavano sul mare. Mamma mia. Invece adesso si è tutto spostato verso Brookfest. Che mucho, com'è mucho gusto? Ieri sera, quel deficiente l'altro ieri sera. Sempre in mezzo ai mosquitos. In Ungheria. C'era lo slavo, no, un ungherese che faceva tutte le cose che mangiavamo. Mucho gusto. Mucho gusto, perfetto. C'è l'anatra, c'è l'oca, perfetto. Buona l'anatra 40.